Allora, Osmani, non c'è modo migliore per iniziare con la nazionale. Nella tua Trento, una grande partita, un bel 3-0. Se dovevi iniziare da qualche parte, era meglio iniziare qua. Grande no direi, però bella, dai, alla fine i risultati era quello, era l'obiettivo da vincere, scusa. Sì, una grandissima emozione farlo qua al Palatrento, la maglia azzurra, davanti ai miei tifosi in cui abbiamo condivisi grandi momenti. È stata un'emozione veramente forte per me, non me l'aspettavo, però finché non ci provi è così, quindi sono contento di come è andato. 2 anni dopo hai trovato forse un Palatrento ancora più innamorato della pallavolo? Sì, i risultati contano, quindi Trento continua a vincere, per forza i tifosi continuano a amare la pallavolo, quindi sono contento anche per quello. Hai trovato anche un Giannelli cresciuto? Molto, è un ragazzo molto intelligente, un ragazzo in gamba e ne capisce, quindi è un talento, lo sappiamo tutti, bisogna lavorare con lui e secondo me ci sarà un palleggiatore a lungo per la nazionale italiana. La prossima volta però arriverai qui da avversario? Sì, prossima volta mi aspetto dei fischi, meglio per me, scherzo, ma è così la pallavolo, quindi verrò qua, giocherò con la mia squadra, ma alla fine sono cose che capitano nella vita.